benvenuti a questo nuovo canale di Cucina Proteica. Cosa consisterà questo canale? Questo canale faremo tutte le ricette per il bodybuilding o comunque per tenerci in forma col fitness. La nostra prima ricetta sarà una specie di polpettone, possiamo dire una frittatona o comunque... Io lo chiamo polpettone, è anche una frittata, ma vedrete da farsi. Allora, gli ingredienti per fare questo sono... 100 grammi di formaggio light, mi raccomando, light, 2 bianchi, scatoletta di tonno. Allora, per quelli che veramente vogliono farla bene è consigliato il tonno al naturale. Io uso il tonno all'olio d'oliva, si possono usare anche due scatolette, io ne uso solamente una perché sennò faccio fatica a digerirlo. Origano e l'avena. L'avena io uso un misurino e mezzo. Attenzione a non esagerare con l'avena, sennò diventa troppo pastosa e non è molto buona. Ora procediamo con far tutti gli ingredienti. Ecco fatto, allora, tutti gli ingredienti sono stati amalgamati, come potete vedere, deve risultare un composto come questo. Mi raccomando, abbondante con l'origano, perché l'origano male non fa ed è una spezia molto piacevole. Come vi ho detto precedentemente, l'avena io ne metto un misurino e mezzo, se esagerate diventerà un composto molto pastoso, dipende se a voi piacerà. Come cuocere in padella? Allora, sempre per quanto riguarda il discorso. Allora, il discorso principale è, il vero culturista lo fa senza olio, che fa, diciamo, tra virgolette, anche male. Io un goccino ce lo metto, dopo sta a voi decidere se metterne tanto, poco o non metterlo. Tanto comunque, cioè un po' di olio adesso non ammazza nessuno. Il composto, come vedete, lo versiamo tranquillamente come una specie di crepe, di crespella. Mi raccomando, pulite bene, che fa tutto bene, quello che contiene, non c'è niente di male, bisogna mangiare tutto. Pulisco bene anche col cucchiaino. Praticamente dopo gli darete la forma, una specie, una forma tonda qualsiasi, dopo la specie di frittella qua assumerà tutto l'olio, vabbè. Niente di male, un po' di olio. Mi raccomando, l'olio è di semi, non mettete altro olio perché sennò è sprecato. Guardate pure bene, cerchiamo di dargli comunque una forma, come vedete che ha già quasi preso. 5 minutini per lato, fiamma non troppo alta, se no faccia strinare. Ora lo giriamo. Come vedete la concatenazione, mi raccomando, ovviamente non deve essere nero perché se è nero è cancerogeno. Gli diamo una girata e lo facciamo cuocere ancora per 5 minutini sulla padella. L'importante è che il dentro non sia troppo, come si dice, che ci lasci andare. Il dentro deve essere bello cotto ovviamente. Anche se l'avena, tra virgolette, l'avena cruda è comunque il tonno e che faccia male anche se non è stracotto. Però io lo faccio ben cotto. Altri 5 minuti su questo lato e dopo siamo pronti a servire. Buona, perfetto, come vedete è cotta, ora la serviamo. Allora, io come la faccio? È consigliabile con un contorno di piselli e carote. La carota prima la facciamo lì e la aggiungiamo con i piselli tutto cotto in acqua, per il semplice motivo che l'olio l'abbiamo già messo qua e non esageriamo con i grassi. Qua cotto in acqua, qua cotto con un po' leggero d'olio, buon appetito e fatemi sapere se la ricetta vi è piaciuta. Ciao, alla prossima!